Molto lieto di essere oggi a Napoli per questa première, la prima settimana napoletana francese, che è stata ideata dal sindaco di Napoli, il professore Manfredi, dal nostro console generale Laurent Burin-Desrosiers. E una settimana intera è cominciata ieri dal cinema, oggi abbiamo avuto un dettato per tutti, con tutte le classi di Napoli nel Maschio Angioino. E adesso siamo a Ponticelli, dove c'è tanta energia e dove l'artista Zeus sta costruendo un'opera nell'Istituto Tecnologico Marie Curie. Questo dimostra la forza di questa relazione tra Napoli e la Francia. Un grande artista, street artista francese, Zeus, che viene per la prima volta a realizzare un'opera in Italia e ha scelto Napoli e a Napoli Ponticelli, questa scuola, e con una tematica che secondo me è molto forte, che è quella di rivelare, di valorizzare l'energia e le ricchezze che esistono nelle periferie. Velle, yeah, of Scampia, it's famous in the world today. Okay. Il concetto delle vele di Scampia nasce perché uno sono dei palazzi che sono famosi in tutto il mondo e poi lui in Francia ha vissuto per 20 anni in una zona dove aveva lo studio artistico in delle strutture molto simili a quelle delle vele di Scampia. Ha colpito molto anche l'aspetto sia architettonico di come sono costruite le vele di Scampia, ma anche dell'aspetto sociale. Oro material, okay. We have it in Palazzo Vaticano, okay. Because it's normalmente noi troviamo l'oro in palazzi reali, nel Vaticano, in zone comunque tra virgolette ricche, e quindi lui immaginava che a ricoprire d'oro le vele di Scampia, che sono un luogo molto cupo, oscuro tra virgolette, l'avrebbe regalato una nuova luce, perché questo materiale quando viene riflesso dal sole diventa realmente come se è diventato un blocco d'oro, quindi cercava di dare una nuova luce a quelle che sono le vele di Scampia. Inside Scampia, inside the building, is a lot of light from humanity. Perché sa che comunque le persone che vivono quel luogo in realtà non sono persone comunque che hanno dell'oscurità, ma dentro hanno una luce. E quindi il suo concetto era quello di regalare luce a queste persone.